sono molto contento di essere qui questa sera per fare questo concerto. È stato un lavoro particolarmente interessante quello che abbiamo fatto con Tony Florio e con Scarlatti Lab. E devo sottolineare soprattutto il fatto che i ragazzi che hanno partecipato a questa esperienza sono stati veramente intensi e hanno prodotto una dignità nel lavoro che vedo raramente. Del maestro Tony Florio, ovviamente, e anche loro, perché hanno sempre desiderio e voglia di approfondire, di essere attenti, soprattutto quello che io ritengo essere un elemento fondamentale nella musica, che è la curiosità. Contento di essere tornato a Napoli, dove sono stato per quasi 10 anni a suonare con la Cappella della Pietà dei Turchini, diretta dal maestro Florio. È una città che io amo moltissimo, che mi ha dato molto, e questa cosa mi ha sempre fatto sorridere, e ha sempre fatto sorridere i miei colleghi, perché io sono un emigrante al contrario.
Stasera eseguiamo un repertorio degli inizi del Seicento napoletano e che riguarda sostanzialmente una serata che poteva essere stata svolta musicalmente a Posillipo. Le musiche sono tratte da raccolte napoletane, anche da scritte da autori magari non napoletani ma che qui hanno vissuto. Recitar cantando, cioè l'importanza dell'espressione della parola, alle forme chiuse invece della villanella, più allegre, soavi e divertenti, a veri e propri scherzi musicali, cioè, ci sono diversi brani addirittura di imitazione di animali o di altri strumenti musicali come il calascione, e a forme di danza che sono legate a dei bassi ostinati, cioè una serie di note che si ripetono costantemente sulle quali si svolgono delle variazioni. La ridosetta non sente amore, ma l'idiosetta si rode e muore, così si strugge chi d'amor fugge. Così si strugge chi d'amor fugge. Dove sei? Dove hai ricetto? In quel bel viso, in quel divino petto, e camminaste quel felice giorno, che in te non spero di far mai ritorno, che in te non spero di far mai. Col tuo luogo e dammi pace. Senti tu, senti tu, senti tu, l'Italia ha bisogno assolutamente di avere occasioni come queste, come quelle prodotte da Scarlatti Lab del maestro Antonio Florio e dal musicologo Dinko Fabris, che è una ricchezza di questa città. Lui non è napoletano ma ha lavorato tantissimi anni sul repertorio napoletano ed insegna adesso al Conservatorio di Napoli,
ed è addirittura il presidente della Società Internazionale di Musicologia. Credo che veramente se si riuscisse a puntare sui tesori che noi abbiamo, che sono moltissimi, lo sappiamo, culturali in senso ampio, quindi da questo meraviglioso posto dove ci troviamo, questa chiesa strepitosa, lo sappiamo, Napoli è un museo intero, diciamo, tutta la città è un grande museo, le musiche che possediamo, bisognerebbe puntare non solo per dare un avvenire a tanti giovani, perché hanno passione, interesse e amore, ma anche perché questo è il vero nostro tesoro, la cultura italiana. Una festa sostanzialmente napoletana.